Ed eccoci qua di nuovo da Giulio Gori e Marco Gualdani al commento di questa prima prova degli internazionali d'Italia. Sidi Series, i piloti dopo il giro di ricognizione sono già al cancello di partenza. Le prove di questa mattina hanno detto il più veloce Thomas Searle davanti a De Dyker, Van Orebeck, Bobrichev, Tony Cairoli quinto, poi Nagle, Philip Pyers, Watson, Fevre, Guarneri, Krestinov, Gauthier Paulin solo dodicesimo, solo fra virgolette naturalmente, poi Christian Wattley e via via tutti gli altri. Allora, mentre i piloti si stanno schierando, con Marco Gualdani un primo commento su questa prima gara, su questo inizio di stagione della classe regina. Marco. Beh, se ci basiamo sui tempi di questa mattina possiamo dire che sono risultati puramente indicativi, perché le indicazioni per esempio che il team Honda ha dato a Gauthier Paulin sono quelle di non forzare in questa prima gara. Tra l'altro lui correrà solo questo appuntamento degli internazionali, e questa mattina tra l'altro le prove si sono svolte sotto una grandine incredibile, quindi tanti piloti hanno preferito non forzare il ritmo, primo su tutti anche Antonio Cairoli, che l'anno scorso qui stampò una pole position incredibile, invece quest'anno è semplicemente al quinto posto, tra virgolette, ovviamente. Sorprende un po' la pole di Tommy Searle, che si è appena vestito di arancione, appena arrivato alla corte di Claudio De Carli, inizia la stagione debuttando subito con una bella pole position per lui, che è comunque un cambio di marca importante, tra l'altro con una moto completamente nuova che anche Tony Cairoli sta ancora sviluppando. Esatto, grazie di queste subito prime preziose indicazioni. Allora, diciamo che le squadre che saranno poi protagoniste di uno dei mondiali che si annunciano fra i più interessanti degli ultimi 5-6 anni ci sono tutte, ad eccezione fatta per Kawasaki e Suzuki, che forse magari vedremo nel corso delle prossime due tappe degli internazionali d'Italia. Intanto schieramento ultimato. Attenzione ovviamente, numero 100 Searle, il numero 9 De Dyker, il numero 89 Van Orebeck, il 222 non sto a dirvelo di chi è naturalmente di Tony Cairoli, che si sta preparando, lo vedete, traiettoria quasi centrale per Tony Cairoli, che questa pista la conosce molto bene, il terreno gli è congeniale, ma come abbiamo visto, lo sappiamo bene, nel motocross tutto può succedere, sarebbe importante partire con il piede giusto da questa prima manche, anche per dare un segnale, visti i numerosi cambi di casacca e di scuderia a cui accennava proprio Marco Gualdani. Vediamo come si svilupperà anche in questo caso. 25 minuti più due giri per quanto riguarda questa prima manche, poi la 125, poi i migliori 20 della MX2 e i migliori 20 della MX1 daranno vita alla manche elite di questa City Series. Dovremmo essere già al conto alla rovescia, vediamo se riusciamo a inquadrare la bandiera verde e il cartello dei 15 secondi. Inizia una bellissima stagione, ci siamo, 5 secondi, gomiti larghi, motori al massimo, va giù il cancello di partenza dell'MX1 e subito ci sembra Cairoli all'interno, una caduta, due piloti, tre coinvolti. Però insomma direi niente di grave, Marco. Sembra Marco. Antonio, abbiamo visto un casco fluorescente, sembra proprio quello di Cairoli. Non è uscito per primo alla prima curva, ma potrebbe aver già preso lo shot, anzi c'è uno squarna. Potrebbe essere Max Nagle, che di solito è terzo, quarto è sicuramente Tony Cairoli. Secondo Paulin. E Gauthier Paulin, attenzione, ex Kawasaki, è arrivato alla corte della Honda HRC nel team ufficiale insieme a Eugeni Bobrichev. Intanto vediamo che il pilota coinvolto in caduta sembrerebbe Guarneri. Guarneri dovrebbe essere ripartito insieme a un altro. Vediamo questa inquadratura ravvicinata del gruppo centrale per quanto riguarda questo primo giro. È Maximilian Nagle, all shot, che prende il comando con il numero 12. Anche per lui un cambio di casacca importante con i colori naturalmente Husqvarna, sì, di team Ace One. Con insieme a lui Todd Waters e Nathan Watson, un'altra compagine molto interessante con il numero 12. Però Cairoli lo vediamo col 222 già in quarta piazza, dietro al numero 19 David Philip Pyers. Signori, Philip Pyers e Cairoli siamo lì, Marco. Inei, che come partenza mi trova abbastanza soddisfatto, questa qui con Nagle, che sappiamo essere un autore di grandissimi all shot, con Paulin che giustamente amministra, e con Philip Pyers che va all'attacco nel secondo posto.
DP 19 all'esterno, curva sul bordo. Marco, ci sorprende sicuramente la gara di Philip Ayres, che è partito bene, ha superato Cairoli, ma ci sorprende anche la tenuta di gara di Antonio, che vediamo essere leggermente remissivo, addirittura ha lasciato la posizione a Philip Ayres, ma sembra essere pressato dalle due Yamaha che sono subito alle sue spalle. Chissà se sia una tattica oppure se oggi Tonino ha deciso di fare le cose con calma. Solitamente non è una condizione di gara che lo vede protagonista questa. Vediamo Van Orebeck alle sue spalle, davvero pericoloso. Esatto, i due del team Yamaha ufficiale Factory di Michele Rinaldi, Van Orebeck con il numero 89 e Febbre con il numero 461, e alle prese con Tony Cairoli. Io protengo sulla strategia un po' attendistica di Tony Cairoli, che come sai ha negli ultimi 10 minuti la sua arma migliore, però indubbiamente questa è la situazione. Al comando c'è un signore che si chiama Maximilian Nagle, che vediamo inquadrato con il numero 12 e la sua Husqvarna, sta mettendo metri preziosi fra sé e Pollen con la Honda ufficiale HRC, uno dei cambi di casacca più interessanti in previsione mondiale dopo una lunga militanza in sella alla Kawasaki. Vediamo DP19, lo ricordiamo, Philip Ayres, signori, il guerriero che non si arrende mai, due infortuni, una carriera davvero davvero sfortunata negli ultimi anni dopo il titolo mondiale conquistato da Philip Ayres. Adesso si riparte, addirittura team privato, una scuola di cross, e vediamo che non ha certo perso il manico. Vediamo intanto, sembra che Van Orebeck abbia passato Cairoli e quindi attenzione. Potrebbe essere sceso al quinto posto. Esatto, confermo, grazie Marco. Van Orebeck numero 89 davanti a Tony Cairoli, che adesso invece comincia secondo me a svegliarsi e a aver capito che iniziare con calma va bene, ma poi non lasciamo sfuggire. Vedi, ha già ripreso l'incrocio di traiettoria e già subito rimette a posto le cose nei confronti di Jeremy Van Orebeck, questo pilota che è stato un po' la rivelazione della scorsa stagione con il suo secondo posto al termine del 2014 con la Yamaha, direi una delle realtà più concrete anche in previsione mondiale. Marco. Sì, sicuramente hanno la lente di ingrandimento addosso, perché il secondo posto è stato un risultato forse inatteso persino dalla squadra di Michele Rinaldi, che si è trovata in casa un pupillo davvero eccezionale, ha fatto una serie di podi incredibili. L'anno prossimo si presenta ancora tra i protagonisti, ci sono delle novità tecniche anche se non di rilievo come quelle che avevamo visto l'anno scorso sulla sua Yamaha, che ha adottato l'avviamento elettrico, ha adottato le sospensioni ad aria per quanto riguarda la forcella Kayaba. Quest'anno qualche affinamento come il telaietto posteriore in carbonio, qualche elemento di dettaglio, un disco posteriore più piccolo, però insomma il lavoro si prosegue nella direzione presa l'anno scorso e questo potrebbe essere un vantaggio. Per avere un feedback su cui lavorare è importante. Cairoli invece si può dire che parta da zero, perché ha una moto completamente nuova che abbiamo visto al Salone di Milano, che per la prima volta in questa stagione porta in pista la KTM 350 già in versione 2016 per quello che sarà poi il model year della casa di Matti Goffer. Sì, si parla per la KTM che vediamo inquadrata intanto in sovraimpressione, scorre la classifica, ripeto: Nagla, Pollin, Philip Ayres, Cairoli, Van Orebeck, Bobrishev, De Dijker, Febbre, Vutron, Searle, Concalvesh, Waters, Krestinov, Watley. Si parla di quote ciclistiche completamente diverse, di un diverso posizionamento del motore per quanto riguarda. Intanto attenzione, perché Cairoli va ad affiancare in questo tratto Philip Ayres, prende l'esterno, vediamo se nella prossima inquadratura il duello Philip Ayres e Cairoli si accende. Sì, DP19 chiude la traiettoria, resiste, ma Tony Cairoli si distende, peso all'indietro, va sul bordo esterno, Philip Ayres non molla, che bel duello, e i due guadagnano metri su metri nei confronti di Gauthier Pollen, che è in seconda posizione, Maximilian Nagle che gira in 1.51.721, attenzione, prova all'interno, dietro di loro fa buona guardia anche Bobrishev e Febvre. Attenzione, vediamo un po' gli sviluppi di questo duello Cairoli, quando mancano ancora ben oltre i 18 minuti allo scadere del tempo regolamentare, sembra aver preso con decisione e a girare la manopola del gas per non perdere contatto, a mio parere, nei confronti di Nagle e Pollen. È chiaro, si tratta della prima gara dell'anno, si è un po' più prudenti del solito, ma è importante riuscire a trovare subito il giusto ritmo
Le contromisure, vedete Cairoli all'interno di P19, che grande lancio di sì, David, lunghissimo lancio da parte di David Philip Pires. Maximilian Nagla al comando, 1.53.157 il suo tempo, 1.51.73 per Gauthier-Pollen, e poi 1.52.4 per Philip Pires, 1.53 per Tony Cairoli. Quindi attenzione, Tonino ha messo il turbo. E intanto grazie a Marco Gualdani per i preziosi dettagli tecnici di moto. Riprova Cairoli all'interno, in aria insieme a DP19, incrocio di traiettorie, va all'esterno Tony Cairoli e la sua KTM, e conquista la terza posizione. Grande resistenza da parte di Philip Pires. Coriascio, vediamo la sua reazione mentre al comando. Attenzione, Gauthier-Pollen ha conquistato il primo posto, lo vediamo dalla pagina dei tempi, probabilmente si è accorto che, o forse un'incertezza da parte di Nagla, ma vediamo adesso il terzetto, anzi i quattro che si stanno ricompattando. Ci dovrebbe essere un doppiato davanti, poi Pollen, Nagla, Cairoli e Philip Pires in un fazzoletto di secondi. Li vedete distacchi 1.069, 3.2, 3.7 fra il primo e il quarto posto. Tra il primo posto di Pollen e il quarto di Philip Pires, poi seguono Van Orebeck, Bob Rischew, Favre, De Dijker, Searle, Butron, Concalves, Waters, Krestinov, Watley e Cairoli, attenzione. Cairoli sta alzando il ritmo, ha deciso che è ora di svegliarsi, nel mirino Max Nagel, e poi toccherà Gauthier-Pollen. La sfida tra i due, tra l'italiano e il francese, è quella che tutti ci aspettavamo e che volevamo vedere. Probabilmente Antonio riuscirà a metterla in scena fra qualche giro, non appena avrà esplicato la pratica Max Nagel. Fammi sottolineare, Giulio, la bella sì, partenza di David Philip Pires, che non ci aspettavamo così veloce sin dai primi giri. Per lui è un piccolo aggiornamento tecnico, visto che ne abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda le sospensioni, ha lasciato Kayaba, è passato a VP in quello che il suo team, lo ricordiamo, lui è pilota e padrone del team DP19, manager di se stesso. Insomma, un'altra piccola curiosità è che David corre con degli adesivi particolari sui convogliatori. Intanto Antonio ha messo nel mirino davvero Max Nagel nello stesso punto in cui aveva passato David, e probabilmente è lì che tenterà l'attacco al tedesco. Tanto concorrenti anche da doppiare, già iniziato, dicevamo, della particolarità degli adesivi per quanto riguarda Philip Pires. Sì, che intanto ha i ferri corti con Van Orebeck, che sta cercando di guadagnargli la posizione. Quindi momento caldo della gara, Giulio. Sì, ci siamo. Tony Cairoli, Maximilian Nagle davanti ancora, va sul bordo esterno, è qui che Tonino apre di solito la manetta. Maximilian Nagle comunque è un osso duro e sappiamo che è un pilota molto valido. Seguiamo anche rispetto alle immagini quello che succede fra Philip Pires e Van Orebeck. Ancora battaglia 4, davvero un gustoso antipasto di quello che ci aspetta nel campionato mondiale. E vorrei dirvi che manca anche De Salle insieme al certo suo compagno di squadra, e ovviamente manca Villopoto con Tyler Atre per quanto riguarda le Verdi Kawasaki. Intanto ancora Tony Cairoli all'inseguimento di Max Nagle, potrebbe approfittarne Pollen, che ha preso qualche metro di vantaggio. Vediamo se Tony riesce a gestire, torna all'attacco, va a cercare traiettorie alternative, guida da par suo con tecnica sopraffina, inventandosi traiettorie incredibili, affianca Max Nagle, che riesce però ancora a resistere. Va adesso all'incrocio interno Nagle, incrocia di nuovo Tony, prova l'interno. Davvero, secondo me, si stanno divertendo alla grande entrambi, però stanno tenendo un ritmo davvero grande, ma bisogna che la situazione si chiarisca in modo da non lasciare. Eccolo. È fatta con attenzione, non è detto. Cairoli e Nagle e Cairoli, ancora interno esterno in aria insieme. Questa volta la traiettoria dovrebbe essere favorevole alla KTM numero 222, la 350 dell'8 volte campione del mondo, grande Tony Cairoli, che a questo punto vede là davanti in aria in questo momento naturalmente il pilota che ha il comando, Gauthier-Pollen al suo debutto ufficiale in una competizione con la nuova Honda del team Factory HRC, che divide con Eugeni Bob Rischew, una squadra davvero da tenere d'occhio. Infatti Pollen
non si risparmia e continua a macinare metri e a doppiare concorrenti. Dicevamo dell'assenza ovviamente di De Sal, che ritroveremo probabilmente nelle prossime tappe degli Internazionali d'Italia, di Villopoto, che forse c'è, non c'è, ma qualcuno lo ha visto ancora qui a Riola Sardo, sembra, c'è tutto un discorso di mistero attorno alla presenza di Villopoto. Io quello che so di sicuro è che il l'asso americano è in Sardegna, si sta allenando, ha prenotato, e quindi mi parrebbe molto 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 inusuale che lui non venga a vedere dal vivo come si stanno comportando quelli che saranno i suoi avversari, ma soprattutto sembra che per domani abbia programmato insieme alla sua squadra un test proprio sulla pista di Riola, in modo da poter almeno confrontare i tempi. Sì, esatto. Marco Guadagni, quali sono le tue informazioni? È quello che dice Radio Paddock, che Villopoto domani sarà qui a Riola. Non so quanto possa essere poi veritiero questo confronto, insomma tutti ci saremmo aspettati un antipasto in vista del mondiale, non sappiamo ancora se saremo accontentati o meno. Di certo vedere i due in Italia a lottare come stanno facendo adesso Cairoli e Polen sarebbe stata veramente una bella cosa. Speriamo nelle prossime prove. I contenuti che questo pilota porta con sé sono numerosi, e quindi è probabile che potranno essere sviscerati tutti soltanto alla prima prova del mondiale. Insomma, vediamo un po' che succede, Giulio. Allora, intanto il miglior giro di Polen è 1.51.3, migliore di Cairoli 1.50.3, però adesso Gauthier Polen gira sul passo dell'1.54.65, l'ultimo giro di Tone 1.55.2, però mancano ancora 12 minuti circa allo scadere del tempo regolamentare, mentre Philip Harris continua. E la sorpresa è quella, Giulio, perché non solo ha guadagnato la posizione su Nagel, ma sta mettendo nel mirino addirittura Cairoli. Guarda, sta tentando di superare Antonio. Grande David. Il ritorno di Philip Harris, che forse solo chi non lo conosce davvero da così come comprimario. Philip Harris, lo ricordo, è un campione del mondo, uno dei migliori interpreti della nostra scuola. Certamente ha diviso soprattutto negli anni della 125 i duelli con Tony Cairoli, hanno fatto storia, però adesso dopo il doppio infortunio agli avambracci è riuscito a ricostruirsi e in questo momento gestisce, come diceva Gualdani, il team in proprio, quindi una doppia difficoltà se vogliamo, ma che sembra averlo stimolato e tolto da tanti altri problemi, e quindi può correre con quella grande passione, con quel grande desiderio che sta mettendo a frutto adesso. E lo troviamo sul terzo gradino del podio virtuale, insidiare Cairoli e soprattutto aver sorpassato Maximilian Nagl e tenersi dietro le Yamaha ufficiali di Van Orebeck e di Fevre. Mentre vediamo sempre il gruppetto compatto quando mancano 10 minuti alla conclusione, con Gauthier Polen al comando. Ripeto, Honda HRC, nuovo team che parte. La Honda davvero ha fatto un grande salto anche tecnico. Io vedevo le moto davvero bellissime, rifinite in ogni tipo di particolare. Allora, tu ci hai parlato con dettagli profondi sia della Yamaha che della KTM. Puoi dirci qualcosa anche delle nuove Honda, Marco Guardani? Mi piacerebbe, però la moto esce direttamente dal Giappone. Tu mi insegni che i giapponesi sono molto riservati, famosi per essere un po' bottonati. Quindi io ho cercato di scoprire qualcosa, non ci sono riuscito. Mi baso su quello che ho potuto vedere con i miei occhi. Insomma, la moto è sicuramente un gioiello di tecnologia, vanta una elettronica importante. C'è un serbatoio in carbonio, c'è un pulsante sul manubrio particolare che però potrebbe essere anche un semplice launch control elettronico, quindi che si attiva per selezionare una mappatura utile per scattare al cancello con il giusto regime di giri e la giusta trazione. Vabbè, il doppio scarico, cose ormai già. Sì, doppio scarico, tra l'altro firmato da un'azienda italiana che è Termignoni, quindi c'è un pizzico di Italia anche sulla moto della HRC. Che altro dire, pare che il telaio sia stato fatto su misura per la guida di Gauthier Polen, quantomeno
per la geometria e per l'angolo di sterzo. Gauthier Poulain, che appunto guida con una maniera particolare, vediamo, è un pilota molto alto, molto grosso, soprattutto ha un feedback nella BMX di cui è stato campione del mondo tanti anni fa, che lo porta a guidare spesso e volentieri in piedi sulle pedane e ad accompagnare la moto con dei movimenti che solo lui riesce a fare. È molto molleggiato, sembra un po' il Celentano della moto. Beh, devo dire che a me piace molto il suo stile, fra quelli è anche molto stiloso, molto concreto. Fra l'altro ci sono su YouTube i suoi video in BMX che danno altrettanta emozione quanto vederlo guidare in moto. Certo, Tony Cairoli a mio parere tecnicamente è superiore, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma però è un confronto bello, perché mette proprio due scuole, come vediamo in questa inquadratura, a confronto. Fra l'altro parlavamo di tecnica, parlavamo, intanto Cairoli si avvicina decisamente, come si vede dalle immagini, quindi attenzione, confermato il discorso che gli ultimi 10 giri sono quelli in cui Tony di solito sceglie di sferrare l'attacco. Vediamo i tempi: 1.55.333 per Poulain, 1.54.42 per Tony, dietro Philip Iversen, Nagle, Van Orebeck, Fevre, Bobrichev, Searle, De Dijker, Butron, Waters, Krestinov, Watson, Watley, purtroppo gli altri italiani: 19° Bertuzzo, Marco Maddi 20°, poi Ciucci, De Bortoli, Cencioni, Sanna e Massa che chiudono questa MX1. In attesa di vedere quando ci sarà il corpo a corpo fra Tony Cairoli in seconda posizione, il KTM numero 222, e Gauthier Poulain con la Honda ufficiale numero 21, tanta tecnica, tanta crescita, ma anche vecchie glorie all'interno del paddock della MX1. Allora, abbiamo in casa Honda, abbiamo rivisto con grande piacere Jean-Michel Bayle, ricordo, classe 69, ha vinto il mondiale nell'88 e nell'89, poi l'impresa nel 91 di andare negli Stati Uniti, vincere il Supercross, vincere la 250 e la 500. E intanto Cairoli attacca. Signori, è Cairoli attacca, ci siamo. La battaglia nei confronti di Poulain, adesso un testa a testa grandioso, vediamo come reagisce il francese della Honda, prova all'interno subito Tony Cairoli. Stupendo Cairoli, l'ha raggiunto e l'ha preso. L'ha preso, ma adesso cerca la traiettoria quando mancano 6 minuti, vedete, incrocia in uscita con la sua KTM 350, ovviamente davanti Gauthier Poulain se ne è accorto e quindi prova le contromisure necessarie. Marco, non sembrano neanche su una pista di sabbia. No, tra l'altro è molto molto difficile adesso, perché girano da questa mattina e le buche sono davvero alte, i canali sono profondissimi ed è davvero complicato andare a questa velocità, però la sfida tra i due era attesa e non sta mancando. Probabilmente quella che terrà banco nel mondiale, a cui si potranno aggiungere, appunto, come dicevi tu, Desal e Villopoto, quindi Kawasaki, Suzuki, Cairoli con KTM, Poulain con la Honda, si torna. C'è poi Nagel con lo Husqvarna, diciamo che ogni casa ha un top rider quest'anno. Siamo, sono 5 o 6 che possono vincere sia gara che anche essere ottimi in prospettiva campionato. Intanto Gauthier Poulain ha respinto il primo attacco di Tony Cairoli, vediamo se adesso il Torino nazionale decide di tornare all'attacco. Giulio, mentre dietro Philip Iversen, Philip Iversen è sempre lì, attenzione che fra i due litiganti non ci sia DP19 che ci mette il cuore, il coraggio, e attenzione. Fantastico, guardate, l'ha già presi, colpo di scena incredibile, a 4 minuti dalla fine si profila un duello a 3 infernale nella MX1, premessa per poi quella che sarà la classe Elite, davvero incredibile. Allora, Poulain, divisa rossa, ecco l'attacco di Tony Cairoli all'interno e Philip Iversen che li marca stretti entrambi, ce li ha nel mirino, prova l'incrocio adesso, Tony, niente da fare, ci prova adesso, indietro sulla sella, una staccata portata al limite, va sul bordo esterno, prova l'incrocio adesso, di nuovo sul finish line, Gauthier Poulain è un osso duro, in aria, insieme, Motocross 2015, che spettacolo ragazzi! E questa è solo l'anteprima del mondiale. Ancora all'interno Philip Iversen arriva imperioso dalle retrovie, affianca i primi due incredibili insieme a Riolo, uno spettacolo memorabile. Poulain, Philip Iversen,
Philippe Hers, secondo, e ora va all'attacco della prima posizione, ha sorpreso Tony Cairoli. Polen resiste ma fa fatica, attenzione, andiamo sull'inquadratura per seguire il duello fra Polen e Cairoli. Philippe Hers, incredibili, purtroppo li abbiamo persi dai nostri monitor. Ecco Polen ed è primo, Philippe Hers. David Philippe Hers compare primo dal toboga infernale di Riola. 3 minuti, David Philippe Hers, che segnale, che sveglia ragazzi. Non ci avrebbe scommesso nessuno neanche su un suo piazzamento e sta andando a 3 minuti dalla conclusione del tempo regolamentare a prendersi probabilmente una meritatissima vittoria. Grande David, Marco Gualdani. È l'Italia, Giulio, che torna davanti e ce lo meritiamo, bellissimo. Se David riuscisse a mantenere questi livelli per tutta la stagione sarebbe davvero un sogno, un duello testa a testa con Tony Cairoli è quello che vorremmo tutti, anche soltanto per il fatto che la guida e la grinta e l'agonismo che David Philippe Hers mette in pista sono inenarrabili e forse nessuno come lui può chiamarsi guerriero, anche se insomma tu mi insegni che nel motocross esatto, ce ne sono stati tantissimi. Ma sta andando via Polen e a Cairoli, incredibile Philippe Hers, non è un colpo d'orgoglio, è quello che è veramente lui, un guerriero. Bellissima gara, grandissimo Philippe Hers, indipendentemente da come sarà il traguardo, ci ha regalato emozioni di un duello davvero incredibile. A ritmo, a costanza, e sta andando via, gira in 1.52.3, adesso vediamo l'ultimo, 1.53.9 nei confronti di Polen che ha fatto 1.57 e di Cairoli che ha fatto 1.58, ha preso 5 secondi in un giro e mezzo. Philippe Hers ha messo il turbo, non so cosa gli sia successo, ma davvero un grande, meraviglioso, ritrovato protagonista del nostro motocross. Se questo è il buongiorno che si vede dal mattino, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, David Philippe Hers, davvero prodigioso. A questo punto 1 minuto e 29 secondi, voglio sognare, voglio due italiani sui primi due gradini del podio. Lo dico a nome di tutti quegli appassionati che qua affollano gli spalti di Riola Sardo, nonostante un vento incredibile, un freddo e anche a tratti pioggia che non ha rallentato la passione del grande motocross 2015. Philippe Hers. Ho visto un'immagine che non vorrei vedere, Giulio, David che guardava in basso, forse un particolare della sua moto che si è staccato. Speriamo tu abbia visto male, speriamo che tu abbia ci visto sia male, un piccolo problema. Allora, 50 secondi alla conclusione. David Philippe Hers ha fatto il miracolo, lo sta facendo, ma attenzione, il nostro graditissimo ospite Marco Gualdani segnala forse un problema. Vedi, scuote la testa David Philippe Hers. Sicuro, Giulio, sì. Attenzione, un problema meccanico, ha ancora qualche metro di vantaggio, 30 secondi allo scadere, ma due giri su questa sabbia sono lunghissimi. L'hanno ripreso. Sarebbe davvero incredibile, sarebbe davvero la sfortuna. Non si riesce a vedere se sì, c'è un problema, Giulio, c'è un problema. Fa segnalazione ai box. C'è un problema. Grande Marco Gualdani che ha visto subito, infatti probabilmente o la gomma posteriore o la sospensione, non so cosa è ceduto. Ritorna Gauthier Polen ed è di nuovo a 7 secondi dallo scadere del tempo, un colpo di scena. Polen riprende la prima posizione. Philippe Hers, no, non ci voleva, non se lo merita, non se lo merita David questa beffa a due giri dalla conclusione. Lo sorpassa anche Tony Cairoli che non può fare diversamente nello scarico. Questo è lo scarico della Yamaha. Grazie alla regia, grazie ai cameraman che hanno ripreso il problema di David Philippe Hers. Perde il terminale di scarico a due giri dalla fine, aveva compiuto il miracolo di sorpassare, di prendere metri di vantaggio e adesso torna in terza posizione dopo il sorpasso di Gauthier Polen, di Tony Cairoli, che a questo punto, a cui sono affidate le speranze italiane di un colpo di coda nel finale, mentre Polen ovviamente ne approfitta e gestisce con grande esperienza il vantaggio. Certamente li ritroveremo nella elite, certamente questo risultato non compromette nulla, ma ci dà l'idea di quello che vedremo in tutta la stagione 2015. Attenzione, Cairoli ha ancora un giro e mezzo scarso per tentare l'impossibile. Che sfortuna per David, che sfortuna per il DP19, ma comunque un grandissimo applauso, davvero bravo.
Un vero peccato, Giulio, sì, sicuramente questo gli avrà dato il doppio della carica agonistica per terminare la giornata nella sfida della Elite, quindi vediamo un po' cosa succederà dopo, ma la gara non è finita perché Cairoli secondo me lo scherzetto glielo fa a Gauthier Paulin. Attenzione, si è riavvicinato, manca poco, vediamo se Tony Cairoli trova il guizzo vincente, ma Gauthier Paulin guida in modo impeccabile, dovremmo essere ultimo al giro. Cartello due del giri. Last lap, salta in aria Paulin, salta anche Cairoli, l'aggiornamento ci dice che girano due giri alla fine, due giri in questo momento, attendiamo, non vorrei vedere se dalla regia l'informazione giusta, benissimo, due giri alla fine ci danno la possibilità. Esatto, conferma, grazie, ma le fasi concitate di questa manche che non vuole finire di sorprenderci, due giri possono essere quelli sufficienti a Antonio Cairoli a tentare il colpaccio, mentre in terza posizione il numero 89 Jeremy Van Orebeck si è rifatto sotto, ha approfittato della sfortuna di Philip Pyles, quinto è Nagle, poi Favre, De Dijker, Searle, Butron, Krestinov, Waters, Watson, Watley, Concalves, Paulin e Cairoli, gli occhi puntati degli appassionati sono su il numero 21 e il numero 222, battaglia all'esterno Cairoli, Gualdani, Marco, non è finita, davvero una manche memorabile direi, comunque a noi che abbiamo avuto modo e piacere di poterla commentare, attenzione un giro e mezzo alla conclusione. Cairoli ormai ha studiato l'avversario, vediamo se sceglie di attaccarlo, vediamo se Paulin invece mantiene con caparbietà questo primo posto, ma Cairoli è lì, lo sta attaccando, ormai è contatto, pochi metri separano i due contendenti. Gauthier Paulin, onda ufficiale, numero 21, Antonio Cairoli, KTM, campione mondiale in carica, con il 222 dietro di loro Van Orebeck, poi Philip Pyles, campione sicuramente, campione di sfortuna in questa gara, sì, glielo diamo subito il titolo a Philip Pyles, mentre c'è bandiere gialle sul rettilineo, un giro alla conclusione e Cairoli però sembra non avere in questo momento ancora la grinta giusta per poter sferrare il giro a vita persa che servirebbe per agguantare Gauthier Paulin. Sia ben chiaro, un secondo posto, prima gara dell'anno in previsione Elite, niente di che, intanto ecco, ci sembra proprio Philip Pyles, sì, col meccanico Tattoo che sta sostituendo il lo scarico, terminale peccato. Di scarico, peccato, terminare questa gara così era veramente incredibile. Vabbè, purtroppo il motocross ci ha insegnato che spesso succedono queste cose, anche in modo da poter finire in maniera anche regolare la gara, perché in questo caso dovrebbe essere forse squalificato per la fonometrica, giustamente avendo perso il terminale di scarico non riuscirebbe a passarla. Ma attenzione, Gauthier Paulin sembra andare verso la vittoria di questa MX1 davanti a Tony Cairoli, Van Orebeck, Nagle, Favre, poi sesto Philip Pyles, ma abbiamo visto David DP19 fermo ai box per la sostituzione del terminale di scarico che gli ha condizionato la gara praticamente già vinta, perché era davvero incredibile quello che ha fatto David mentre ne eravamo concentrati sul duello Gauthier Paulin e Tony Cairoli. Il guizzo finale, forse in questa curva il guizzo c'è, è dentro all'interno dai, resiste Tony. Paulin, Tony Cairoli in aria insieme all'interno, ultima curva, Paulin. Siamo all'ultime battute e Paulin sembra riuscire a mantenere quei metri di vantaggio, ci ha provato comunque. Tony Cairoli vince, Gauthier Paulin secondo, Tony Cairoli. Marco Gualdani. Sì, una bellissima gara, Giulio, come hai detto tu, Paulin si conferma un pericoloso cliente anche sulla sabbia, non è un sabbiaiolo di estrazione, però piano piano ha imparato a guidare anche su questo terreno, ce ne ha dato dimostrazione allo scorso Motocross delle Nazioni in cui ha vinto tutte e due le manche a cui ha preso parte. Oggi la sabbia di Riola è quella pesante, quella che assomiglia a quella del Belgio, non a caso davanti ci sono gli specialisti, infatti Paulin, Cairoli, Van Orebeck, Nagle, Favre, ecco la sovraimpressione, scusa Marco,
con la classifica, appunto Polen, Caroli, Van Orebeck, Nagle, Febre, De Dijk, Searle, Butron, Krestinov, Watson, e dovrebbe essere undicesimo secondo me Philip Pires, confermato, davanti a Watley, Goncalves, Ferris, Waters, Guarneri, Bobrishev, Gerker, Bertuzzo, Marco Maddi, ventesimo, Ciucci, De Bortoli, Cencioni, Guarin, Sana e Massa. Che sfortuna per Philip Pires, che però ha fatto bene a sostituire il terminale, a chiudere in decima posizione, però in maniera regolare, probabilmente se no sarebbe stato altrimenti squalificato, non superando forse la fonometrica. Che gara, Marco Gualdani, questo, se questo è il mondiale bisogna andare a vederle tutte. Tutte, Giulio. È una stagione da sogno, non vediamo l'ora che cominci, insomma, per adesso però ci stiamo divertendo anche così. Cairoli intanto passa la fonometrica, vediamo, queste sono le fasi post gara che per il podio, certo, sono obbligatorie e vanno direttamente al podio. Ovviamente in attesa del podio noi abbiamo il nostro Federico Maffioli, che spero abbia raggiunto una postazione idonea nonostante i grandi problemi tecnici dovuti dal maltempo che abbiamo. Ringraziamo tutti i ragazzi che si stanno dando da fare. Intanto qui è inquadrato Gauthier Pollen, la nuova divisa rosso-blu con i colori della Honda HRC, vittoria davvero meritata, un tecnico giapponese che gli fa i complimenti. Cairoli ha fatto quello che doveva fare, in realtà provare a essere lì, chiaramente senza troppa pressione, ha provato, partenza così un po', non dico ritardata, però se l'ha presa comoda, tranquilla. Poi ha messo il turbo, ha provato anche nell'ultimo giro a superare Pollen, ma la sorpresa, signori, è stato, questo intanto è Van Orebeck che meritatamente sul terzo gradino del podio, la sorpresa è stata David Philip Pires, incredibile nella grandezza, incredibile nella sfortuna. Marco, sì, è stato un campione in tutto oggi, lo aspettiamo all'elite. Io non lo facevo così veloce, invece questi qua sono nomi che si giocano in mondiale, come abbiamo ripetuto più volte. David dovrà confermarsi nelle prossime gare, però ecco, ci sarebbe proprio bene lì davanti insieme a loro, non solo per il fatto che sia un italiano, ma perché proprio trasmette questo piacere, questa voglia di andare in moto, che poi è quella che piace agli appassionati. Esatto, intanto vedete il vento fortissimo che spazza le dune di Riola Sardo, appunto pista alle dune. Questo posto ben frequentato durante tutta la stagione serve per la preparazione invernale di moltissime squadre ufficiali, così come le altre piste che si trovano in Sardegna. Speravamo di trovare ovviamente un po' di sole e temperatura mite, ma non è stato così. Vedremo cosa succederà fra 7 giorni a Gioiella, Castiglione del Lago, e poi fra 15 giorni a Ottobiano, dove sembra, si dice che prende il via anche Ryan Villopoto, che qualcuno sembra e giura di aver visto anche qui a bordo pista. Ma andiamo subito da Federico Maffioli con i protagonisti. A te la linea. Eccoci, ciao Giulio, ciao Marco. Allora, terzo classificato, ciao Jeremy. So, good race, just a little lucky, un po' di fortuna per David, che lui invece è stato sfortunato. Yeah, but it's okay, you know, it's the first race and I just wrote my own pace just to get into it again and... You know, I feel good, not too bad. It's the first race and I'm happy about this and you know, it's part of the preparation for the Mondiale and I'm feeling good, so it was a good day. Grazie, thank you. Ha detto che, brevemente riassumendo, è andato bene, ha fatto il suo passo, ha fatto la sua gara ed un buon allenamento in vista del Mondiale. Sì, grazie a Federico Maffioli. Dicevamo Van Orebeck molto tranquillo, flemmatico, quasi sopra le righe. Marco Gualdani. Sì, per loro l'obiettivo è ovviamente il Mondiale, anche se l'anno scorso lui, se ci ricordiamo bene, è stato il vincitore della classe MX1, come il suo ex compagno di squadra Chalier, che vinse la MX2 tra le fila della Yamaha, invece l'elite andò a Tony Cairoli. Sì, allora torneremo su questa internazionale d'Italia, soprattutto per parlare poi alla fine, sì, gare di anticipo, ma c'è un ricchissimo montepremi in palio. Ma Federico Maffioli è di nuovo con uno dei protagonisti, con Gauthier Pollen, vai! Esatto Giulio, allora Tony non è qui presente, il secondo classificato, allora siamo col primo, I had first place, but what do you think about that race and the second step is, cosa, what do you think about the unlucky David for this race? First of all, first time for me here in Sardinia and it's first race of the season, so just here to get ready and yeah, you know, it's a mechanic sport, so you need to be ready physically, you need to be ready
need to ride good and also you need to have your bike following, so it's a mechanic sport. Thank you very much. Traduco io brevemente, chiaramente dice che fa parte dello sport, quanto riguarda l'inconveniente per quanto riguarda David, e poi comunque la sua prima gara qua in Sardegna è andata davvero molto bene, quindi anche per lui un bel anticipo, diciamo, in vista del prossimo campionato. Grazie Federico Maffioli, ci hai fatto sentire, intanto scorrono gli highlights con la partenza subito di Maximilian Nagler, la caduta di due piloti coinvolti senza gravi conseguenze, anzi nessuna conseguenza, poi Pollen che prende il comando davanti a DP19, conseguito da Cairoli e Van Orebeck, poi lo sviluppo della gara con ancora Nagle, mentre Pollen ha già preso il largo, qui Cairoli che si sveglia e decide di rompere gli indugi, decide di ricordarsi di essere quel magnifico 8 volte campione del mondo, mette alla frusta la sua nuova KTM di cui ci ha dettagliatamente riferito il nostro graditissimo ospite Marco Gualdani, giornalista del settore, e quindi ecco una fase del duello, e poi alla fine Max Nagel che viene ripreso prima da Pollen e poi da Cairoli, fino a quando poi questa gara dell'MX1 ci ha riservato la graditissima sorpresa dell'esplosione di DP19, incredibile, proprio lo vedete, Philip Ayers, che qui una fase del duello Pollen e Cairoli, ed ecco si profila la sagoma della Yamaha numero 19, raggiunge i due contendenti che forse non si aspettavano, e guardate con questo lunghissimo lancio supera Cairoli, va subito, e qui la segnalazione ai box, prepara lo scarico che ho perduto, grazie alla pronta regia si rientra ai box, si prova a sostituire lo scarico senza perdere troppe posizioni, e quindi qui le fasi finali, l'ultimo tentativo di Tony Cairoli, ma vince Gauthier Pollen, secondo Tony Cairoli, che è al microfono di Federico Maffioli. Vai Fede, tutto tuo. Sì, ciao Giulio, ciao Tony. Allora, questo primo appuntamento, seconda posizione, dai, è andato bene, un bel bilancio. Sì, è andata benissimo, sono contento. Le prime gare sono importanti per vedere un po' come stiamo messi. Potevo attaccare l'ultimo giro, ci ho provato, solo che avevo finito veramente a strappo e avevo la visuale un po' annebbiata, ho rischiato di cadere, quindi ho provato una volta, poi basta. Lui guida molto bene, è uno dei miei pretendenti anche lui al titolo, quindi per noi è buono avere questo comparativo insieme. Sei partito un po' in sordina, poi in realtà hai fatto un bel allungo alla fine, davvero poco ti è mancato. Sì, volevo vedere un po' come stavo fisicamente, stavo cercando un po' di capire la nostra condizione fisica, dopo ho attaccato verso la fine, è andata bene. Federico, grande, grazie. Peccato, avrei voluto un suo commento su David Philip Ayers, ma magari Federico Maffioli va a cercarcelo e ce lo porta in diretta. Sì, vedi, mi senti Giulio? Sì, ti sento, dicevo... Sarebbe Giulio? Interessante riuscire a capire se c'è anche il commento di Philip Ayers, inquadrato Maffioli che... Sì, ciao Giulio, lo stiamo aspettando, dovrebbe perfetto. Arrivare qui. Allora, grazie. Dipende dal suo umore, diciamo. Sì, capisco, comprendiamo che possa essere giustamente arrabbiato, ci piacerebbe averlo anche solo per fargli complimenti, ma comprendiamo. Intanto si va avanti con il podio, con Gauthier Pollen davanti a Cairoli e Van Orebeck. Ecco la signora Cairoli, insomma la fidanzata di Tonino, lo staff KTM, il vento purtroppo un podio diciamo così singolare, senza immagini, perché chiaramente il forte vento farebbe effetto vela e ce lo porterebbe magari a qualche chilometro di distanza. Tony Cairoli, qua, questi ragazzi qui. Tony Cairoli, sì, ma soddisfatto, forse non vuole scoprire neanche troppo le sue carte, però voglio dire, l'Internazionale d'Italia alla fine vincerli fa la differenza, perché c'è un montepremi ricchissimo in palio per la squadra e per il pilota, che aiuta non poco la stagione. Sì, montepremi è sulla classe elite, in realtà l'MX1 è puramente un campionato indipendente. Pollen correrà solo questa gara, quindi Antonio, se vuole lasciargli un brutto ricordo, dovrà rifarsi in fretta nella finale dell'Elite, che vedremo fra poco. Beh, io non ho dubbi che tutto questo possa accadere. Nel frattempo il programma invece ci dice che fra un po' inizieremo con gara 2 per quanto riguarda la 125, una bella inquadratura
di tutte le novità tecniche. Questa è la nuova KTM, completamente diversa da quella di Tony Cairoli. Quella là è la numero 21, la Honda ufficiale, e la Yamaha. Credo che nel corso di questa Internazionale d'Italia vedremo presto anche le Suzuki di De Sal e la Kawasaki di Villopoto, attesissimo a questo confronto. Sbilanciati, Marco Gualdani. Prima della pubblicità vorrei sapere cosa farà secondo te Villopoto nel mondiale. È un'operazione solo di marketing o c'è del contenuto? No, non sarebbe venuto qua per fare brutta figura, secondo me ci prova e solo per questo va applaudito. Cosa farà non lo possiamo sapere, ci sarà da adattarsi ai ritmi, allo stile di vita europeo, alle piste, ai climi, ai cibi eccetera eccetera, che possono fare anche la differenza su un pilota abituato a delle standardizzazioni di vita come sono quelle americane. Vedremo. Va bene.